Bene, allora cominciamo questo incontro. Siamo in diretta su Facebook dal Fuori Luogo, che è il sito di Forum Droghe. Abbiamo con noi anche Radio Radicale, che ringraziamo, che non manca mai ai nostri appuntamenti e ci aiuta a fare comunicazione. Titolo di questo incontro, di questa nostra chiacchierata, è Prevenire le overdose, il naloxone e il supporto tra pari. Due parole intanto su perché oggi. Oggi è il 31 agosto e da qualche anno, non ricordo esattamente da quando. 2001. Dal 2001? Sì. Quindi da molti anni, questo vuol dire che in Italia è arrivato dopo, parecchio dopo, sì, perché non ne parliamo da molto noi. Il 31 agosto è la giornata mondiale per la prevenzione dell'overdose e anche della memoria, nel senso che è anche una giornata dedicata a tutti quelli e quelle che sono morti, no? a causa dell'overdose. È una giornata mondiale che si celebra in tutto il mondo, in Italia quindi direi più recentemente, però devo dire che quest'anno credo che possiamo essere abbastanza soddisfatti, perché a giudicare dalle informazioni che girano e dalle notizie che circolano in rete, in Italia ci sono molte iniziative oggi, in tutte le città, soprattutto grazie ai servizi di riduzione del danno, quindi le unità di strada, i drop-in, ma anche gruppi di consumatori e associazioni, c'è più attenzione e devo dire, meno male, siamo contenti di questo, perché l'overdose, in particolare l'overdose da opiacei, è un problema, anche se l'Italia, diciamo, vanta una posizione positiva nello scenario mondiale europeo, perché da noi i casi di overdose da tutte le sostanze, ma in particolare da oppiacei, sono in calo netto a decorrere quantomeno dal 2005, se non sbaglio, e quindi diciamo è una situazione relativamente positiva, ma è una situazione in cui comunque overdose ancora ce ne sono, e nell'ultimo anno anzi è ricominciato un leggero trend in risalita, quindi dobbiamo occuparcene. Non mi sono presentata, io sono Susanna Ronconi di Forum Droghe e siamo ospiti del drop-in dell'ASL di Torino in Corso Svizzera, e questo luogo è un luogo, vorrei dire, virtuoso, nel senso che qui al drop-in, da quando esiste, si fa un lavoro serio sull'overdose, si distribuisce naloxone da sempre e si lavora con i consumatori sul piano dell'informazione, dell'educazione e anche della formazione. E allora io partirei dando la parola a Maria Teresa, che è operatrice del drop-in, quindi ci ospita, e le chiedo un po' di dire intanto come il drop-in ha lavorato e lavora su questo, e poi insomma ti dice un po' la sua su questo. Bene, ciao a tutti, io sono Maria Teresa Ninni e sono un'educatrice del drop-in qui dell'ASL Città di Torino da quando è nato, quindi dal 97. Quest'anno praticamente a Torino una volta c'erano varie ASL e vari dipartimenti delle dipendenze, quest'anno siamo diventati un unico dipartimento delle dipendenze, quindi io quale operatrice dell'ASL Città di Torino parlerò in generale dei servizi di riduzione del danno della Città di Torino, che sono praticamente il drop-in, come diceva prima Susanna, e poi Kangoo. Tutti e due questi servizi hanno dalla loro nascita distribuito gratuitamente ai consumatori il naloxone, Narcan, e quindi dandolo alle persone e facendo anche delle campagne di sensibilizzazione, tipo non farti da solo, vai sempre con qualcuno. E mi sembra importante sottolineare che mentre il drop-in appunto è un luogo dove le persone passano, prendono il materiale, Kangoo forse è quello che ha fatto più grosso lavoro sull'overdose, perché essendo
proprio sulla scena del consumo, sicuramente i casi in cui è dovuto intervenire sono superiori a quelli che ha visto in questi anni in drop-in. Bisogna dire che appunto noi da anni facciamo questa giornata, da quando ne siamo a conoscenza, però da sempre, da quando siamo nati, abbiamo sempre dedicato una giornata per fare formazione sull'intervento contro l'overdose, quindi delle simulate in cui chiediamo alle persone di partecipare, di provarsi anche a fattivamente intervenire qualora fossero di fronte a un caso di overdose, quindi come riconoscerlo, quali sono le cose più importanti da fare e soprattutto le cose che non bisogna fare. E questo mi sembra che abbia sempre portato dei risultati. E anni fa avevamo fatto anche un piccolo video sul proprio sul Narcan, perché avevamo portato questa specificità positiva dell'Italia una volta tanto in Europa, e alcuni consumatori avevano raccontato di come questa cosa gli avesse cambiato veramente la vita e gli avesse che in quel momento erano lì, che potevano raccontarla perché avevamo potuto usufruire del Narcan. Infatti quella campagna europea si intitolava I am the evidence, che era appunto il fatto che io sono l'evidenza perché sono ancora vivo, sono vivo, e quindi questo grazie al naloxone. Io direi che molto rapidamente ho detto quello che mi sembra più importante. E diciamo che appunto un'ultima cosa: il drop-in è nato con al suo interno operatori pari nell'equipe che ha costituito il drop-in, e questo un po' ha fatto sì che anche l'importanza e la cura su questo tema sia sempre stata ribadita risottolineata. E poi un ricordo a tutti gli amici e i frequentatori che non ci sono più e che abbiamo incrociato nella nostra strada. Ecco, Teresa ha accennato al fatto che l'Italia per una volta, tra virgolette, nel campo della riduzione del danno è all'avanguardia. È vero questo, perché l'Italia è uno dei paesi, dei non molti paesi, va detto, ed è uno dei paesi che per primi hanno reso accessibile il naloxone ai consumatori. Da noi il naloxone è un farmaco da banco, vuol dire che qualsiasi cittadino, consumatore o no, lo può acquistare in farmacia liberamente, lo può tenere in tasca e soprattutto lo può utilizzare. E questo è molto importante, e tra l'altro questo è uno degli obiettivi della campagna internazionale a favore del naloxone. Da noi questo è possibile dal 1996. Allora chiedo a Angelo Giglio, che è medico e che per 20 anni ha promosso e coordinato gli interventi di riduzione del danno qui a Torino, com'è cominciata tutta questa storia, quindi, e qual è il punto di forza della situazione italiana? Sono Angelo Giglio, sono medico, in pensione da qualche mese. Se sono qui vuol dire che non mi sento pensionato sugli argomenti che trattiamo. Sì, nel 95 siamo partiti col progetto Cangò, che prima accennava Teresa, e ci sono due o tre cose molto importanti. Punto primo, il fatto che questo progetto nasce già in fase di progettazione con gli operatori pari, cioè con delle persone che derivano dall'esperienza del consumo di sostanze. Questo secondo me è un punto di forza e che spero non si debba mai perdere, perché è uno stimolo ai cosiddetti professional, usiamo questo termine molto in inglese, che si devono interrogare e lavorare gomito a gomito con le persone che hanno invece l'esperienza, come dicono i medici, in corpore vivo, cioè ce l'hanno addosso e quindi possono vedere le cose.
Sul discorso del Narcan, questa non è stata una scelta. Quando ne siamo partiti, il Narcan non era una cosa così tacita, così tranquilla, cioè non si poteva andare in farmacia. Mi ricordo ancora, ho recuperato un articolo Stampa Sera, che non esiste più, del 94-95 mi sembra, in cui ci fu un problema e attraverso alcuni emisionisti riuscimmo a fare breccia sui giornali, in cui ci si fermò, c'era una overdose, uno mandò in farmacia, un collega mandò in farmacia uno a fare il Narcan, il farmacista glielo rifiutò e da lì poi sì, poi per fortuna era una overdose non fatale, perché anche qui il problema è sempre, per sempre sperare, eccetera, che la persona ce la faccia, però sicuramente se noi abbiamo un antidoto perché anche se non fosse fatale, però aiuta la persona a. E vedere poi partire. Poi nel 96 si riusciti a far sì, no, che diventasse un farmaco da banco. Cioè, nonostante questo, va detto che alcune farmacie, farmacisti, eccetera, sanno che devono ritenerlo, perché per legge, da dopo di allora, è un farmaco essenziale, deve essere almeno una fiala, almeno insieme ad alcuni stupefacenti. Però non sanno come, se darlo o non darlo, eccetera. Quindi poi magari ne parliamo della campagna, come anche loro saranno un target elettivo, perché il Narcan, il Naloxone, ovviamente il mio commerciale giusto, sia a disposizione veramente di tutti, no? Allora quindi mi ricordo che la scelta fu quella che, essendo io un medico, ho ritenuto che sotto la mia responsabilità di medico si potesse fornire, cedere, come si dice in termine tecnico, questo farmaco a chiunque, nello specifico le persone che avevano sostanze, i loro familiari e tant'altro. L'unica cosa che secondo me diventa anche potente, che forse ha fatto cambiare anche la visione, è che non cedi, non dai soldi, tieni e non rompere le scatole, ma tieni, facciamo pure una mimata, ma come lo usi, come, in che modo, perché questo vuol dire, che anche solo fa dire, non usare da solo, ma usare da solo, non perché dici devi spartire il piacere con un altro, ma devi spartire il rischio con un altro. E nel spartire il rischio, l'avere questo farmaco salvavita è fondamentale. Quindi cioè, è molto importante quello che dice Teresa, il fatto di fare delle giornate, di non solo aiutare, ma far sì che le persone prendano coscienza di quello che fanno. Io direi che queste giornate, questo lavoro con la pari, eccetera, è importante perché aiuta le persone anche a prendersi cura della propria salute, anche per smontare quel falso mito che la persona tossicodipendente, usiamo questo problema, è malata ipso facto. È una balla lussuriosa, non è affatto vero, però se si aumenta la capacità, le competenze, questo si può smontare, questo vedo. Mi ricordo quando poi siamo partiti col Cangone nel 95, con un camper, poi è diventato un pullman, essendo proprio al camper, perché sono... E ci furono gli allora amici del fascisti, perché possiamo dare molto bene, anzi torna sempre più di moda l'essere fascista, ormai è diventato così un massimo, cioè sei un fascista, sei un figo, se non lo sei, sei un coglione, ma scusate questa cosa in diretta, ma no? Però come dice, noi la denunciamo, io in ogni caso mi ero anche preservato, premunito, ho parlato con il procuratore, ho detto guarda, c'è al massimo, ti può arrivare una notizia di reato, ma non ti possono mai assolutamente dire nulla, perché ciò che tu fai, perché si ritorna ad un principio che tutto è da ricordarsi, che qualunque cittadino italiano che è di fronte a situazioni in cui un altro cittadino, un altro cittadino, è in pericolo di vita, deve mettere in atto tutto quello che è la sua competenza. Io come medico devo sempre fare di più, un altro che medico non è, tutto quello che so. Allora, dentro questo... Questo gliel'hai detto poi a Salvini, perché... E a Salvini non ho avuto il piacere e non lo voglio avere il piacere di conoscere, mi spiace, ma non mi rappresenta, quindi chiuso lì. Quindi siamo andati avanti in questo modo, devo dire, nel tempo, è chiaro, il Cangò, essendo posizionato, ha lavorato nelle zone, come dire, famose scene del consumo, sicuramente è intervenuto. E la cosa interessante è che sono gli stessi clienti del Cangò che ti vengono a chiamare
noi abbiamo addestrato, dire un po' tutti i vari operatori, anche qui non è facile perché vi ho visto negli ultimi tempi in cui probabilmente anche, come dire, gli operatori anziani vanno in pensione, me ed altri, e i nuovi hanno un po' di difficoltà, no, a dire ma io perché devo fare in Arcanis? Ma attenzione, tu lo, cioè nel tuo, come dire, nella tua cassetta di attrezzi c'è anche quello che devi fare questo intervento, un intervento salvavita. Poi è chiaro che se si è preso un'altra cosa importante, che come Cango si è detto, che si parte con la valigetta, l'operatore, gli altri ragazzi, eccetera, ma si allerta rapidamente il 118. Anche qui è stato un lavoro lungo che oggi rende, per cui oggi come il 118 sa che Cango o altri interventi similari sono attrezzati a fare questo e che si chiamano, come dire, è importante perché molte volte se la dose è grave, pesante, fatale, cioè noi sappiamo, non so se così dirlo, cioè sono alcune semplici, quelle solamente da sovradosaggio di, ma se la persona prima, contemporaneamente, ha assunto altre sostanze che deprimono il nostro sistema vitale, chiaramente diventa pesante. Allora tu puoi anche fare 2, 3, 4 file di naloxone, però hai bisogno che magari se la persona non si risveglia bene vada velocemente portata in pronto soccorso. Anche qui qualcosa è cambiato, una volta chi si inchina, i bianchi, in Sudan ci ricordiamo, quando la gente portava, se la nostra portava magari il compagno, eccetera, però lo lasciava lì perché cosa capitava? Che il pulotto, il piantone, con soccorso magari ti fermava e quasi ti inquisiva perché tu, e quindi la difficoltà, proprio oggi questo non accade più, cioè nel senso che finalmente si è arrivato in soccorso, poi ci sarà sempre lo soccorso di M, ma è normale, viene fatto, si fa dei narcanchi. Io vi ricordo che anche su questo ho lavorato molto con il soccorso, di dire attenzione, quando fate il narcano, osservate la persona per un certo tempo, aspettate che sia ben sveglia e attenzione perché se è complicato poi guardare un momentino perché se no può ritornare, perché il naloxone, come dire, agisce rapidamente, spiazza le recettoriali, però poi finisce il suo effetto, tempo un quarto d'ora, 20 minuti, a seconda poi della situazione, e se ci sono ancora altri, come dire, altri metaboliti o pioidi o pioidossine, altre cose, la persona ritorna in sovradosaggio. Quindi l'importanza anche di osservare, stare vicino alla persona finché proprio l'altro non è bello sveglio e si finisce lì. Io mi fermerei qui. Grazie, sì, io voglio sottolineare due cose che ha detto Angelo. La prima è che lui ha detto io sotto la mia responsabilità ho cominciato a affidare la naloxone ai consumatori quando ancora non era un farmaco da banco. Sottolineo questa cosa perché la riduzione del danno è nata così, la riduzione del danno è nata con una serie di persone che si sono assunte una responsabilità quando le cose non si potevano fare, ma si potevano fare invece se c'era una volontà e l'evidenza che comunque serviva a farle, prima cosa. Seconda cosa, e questo, dico questo per dire che qui a Torino noi siamo in uno dei luoghi privilegiati sotto questo profilo, e se siamo qui oggi e se facciamo una campagna nazionale è anche perché non tutta l'Italia è Torino, no? E quindi questo non accade in tutta Italia, anche se dovrebbe. La seconda cosa che ha detto Angelo citando il codice penale è che anche quando il naloxone non era farmaco da banco, quindi a maggior ragione oggi, mettiamo un punto fermo, chiunque può somministrare il naloxone, questo lo dice la legge, c'è ancora molta gente, purtroppo anche tra gli operatori professionali, che dice ma no, forse non si può, no, si può, cioè la legge è chiara su questo, ma addirittura quando questo non era così, il codice penale ci aiutava, perché il codice penale, ecco qua, articolo 54, dice che quando c'è lo stato di necessità per salvare una persona si può tentare di farlo, anche con comportamenti che potrebbero non essere del tutto adeguati o previsti. Non solo, ma c'è un altro articolo del codice penale, che è il 593, che viceversa dice che io posso essere incriminata se non mi attivo per salvare una vita. Quindi questo, no, ed è una cosa che noi continuiamo a dire ormai da tanti anni, insomma, il quadro normativo è chiaro e ci consente di affidare il naloxone e anche di
di utilizzarlo. Hai citato anche tu il ruolo delle farmacie. Allora io guardo quel settore lì, sì, no? Perché stamattina, presentatevi poi, tutti e tre, ma stamattina voi avete fatto una serie di azioni e le farmacie c'entrano su questo, ce lo raccontate. Sì. Io sono Gabriella Spino, un'infermiera che appunto lavora nella Bassa Soglia e cogliendo l'occasione della giornata mondiale per l'overdose siamo andati a fare un giro nelle farmacie di Torino, in quelle comunali e anche in quelle private, per vedere la sensibilizzazione anche dei farmacisti che avessero in merito a questa cosa, al Narcan. Per fortuna il quadro generale è molto positivo, la gran parte delle farmacie in cui siamo andati avevano a disposizione più di una scatola di Narcan e soprattutto anche appunto i farmacisti sapevano bene quale fosse l'importanza di averlo ed erano molto sensibilizzati su questo aspetto. Abbiamo avuto anche un altro aspetto un po' negativo, Barbara ci può spiegare cosa è accaduto. Sì, ciao, sono Barbara, sono UNOS, ci ho partendo un po' di Ferry Busters e stamattina appunto abbiamo fatto un giro di farmacie a Torino, abbiamo fatto delle brevi domande riguardo sempre al naloxone, riguardo alla disponibilità e quant'altro. Abbiamo fatto per qui quattro farmacie. In tre abbiamo trovato una buona disponibilità. Sette farmacie. Ah no, noi quattro, voi tre, sì, eravamo due squadre. Ah no, scusate, sì, eravamo due squadre e ci siamo divise un po' di farmacie, ci siamo divise le zone prevalentemente. E una squadra ha fatto l'ovest, un'altra l'est di Torino. Allora, quasi tutte abbiamo trovato una buona disponibilità per quanto riguarda il quantitativo di naloxone. Tre di queste si sono dette disponibili ovviamente a darlo senza ricetta, perché ricordiamo che oltre ad essere obbligatorio per legge tenerlo all'interno della farmacia perché è un farmaco salvavita, è anche obbligatorio darlo senza ricetta medica, perché pur essendo un farmaco iniettabile c'è un sì, fa eccezione in quanto è un salvavita per il quale non si può aspettare una ricetta, è necessario averlo in disponibilità immediata. Una invece di queste farmacie, ahimè, ci ha detto, nonostante le nostre rimostranze, che non lo dava se non dietro ricetta medica. Noi gli abbiamo fatto notare che pur essendo iniettabile fa eccezione, come appunto già dicevo, e la farmacista ha detto che assolutamente lei senza ricetta non lo dà. Un'altra farmacista gentilmente ci ha anche spiegato che digitando il nome del farmaco a computer viene detto in automatico dai terminali delle farmacie se serve o meno la ricetta. E mi diceva, questa farmacista molto disponibile, che appunto dice che non serve ricetta, che lo si può dare. Ci siamo un po' interrogati riguardo alle capacità di quest'altra farmacista, perché appunto sosteneva che lei senza ricetta non potesse dare in nessun modo. E questo è quello che è. Però nella maggior parte dei casi abbiamo avuto un buon riscontro, sì, assolutamente. Feedback molto positivo, tutti disponibili, ritengono che questa sia utile. Sì, questa cosa sia oltre che utile, anche comunque un sistema valido, legito, assolutamente bellissimo. Ma è molto interessante questa iniziativa che avete fatto, perché invece in molte farmacie d'Italia risulta un basso livello addirittura di informazione dei farmacisti, e da quello che Barbara diceva basta digitare su, come ce la spieghiamo questa cosa se non in termini di pregiudizio, mi viene a dire questo, insomma, no, non è un problema di informazione, è che forse in automatico scatta il pregiudizio, oppure comunque il discorso che se non fa un salvavita, oddio, forse è meglio non metterlo in mano a un consumatore. Abbiamo trovato anche in una farmacia comunque persone timorose a non distribuire siringhe e quindi ci hanno risposto, noi in realtà abbiamo eliminato un determinato target, una determinata clientela perché non volevamo appunto che cadessero cose simili.
E questo fa parte appunto di un pregiudizio, di uno stigma orribile che un personale sanitario non può permettersi di indossare, perché sta offrendo un servizio sanitario. Questo ci indica un terreno di lavoro su cui dovremmo darci da fare, no? Perché l'alleanza con i farmacisti è importante, anche perché buoni servizi di riduzione del danno purtroppo ancora per ora non ci sono ovunque. Le farmacie sono ovunque, quindi una farmacia è un presidio territoriale che troviamo anche nel più piccolo dei paesi, e quindi che i farmacisti diventino un attore attivo in questa campagna su Naloxone è importante. Ma Barbara e Federica, qualche osservazione? Abbiamo detto che il ruolo dei consumatori è fondamentale in questo discorso. Allora io vorrei dire questo, diciamo agli altri Federica, faccio parte di questo. Quello che volevo aggiungere, no? Quella farmacia che non ci ha dato la disponibilità e che era convinta che si deve dare un account solo dietro prescrizione, dietro ricetta, vorrei tornare per informare e farmi vedere, perché sono qui non avevamo ancora come si dice, la normativa che prevedeva che faceva il settore, ma l'altra cosa, no, è che in generale, no, sono anche andato oltre, non che dire dell'avere a disposizione, l'hanno pure mostrato, non l'hanno tirato fuori, ecco, ce l'abbiamo. Quello che penso che ha giocato molto in favore alla distribuzione è che 2 anni fa è uscito su Striscia la Notizia, no? Il servizio che hanno fatto loro, no? Penso che quello ha molto spinto le farmacie a cambiare l'atteggiamento verso quel farmaco. Quindi la comunicazione e l'informazione, anche sui media importanti. Possiamo dire ancora in tal senso. Aggiungo solo una questione, cioè, sicuramente io sono molto contento di questo atteggiamento dei famosi torinesi, ma c'è sullo sfondo anche il lavoro che è stato fatto con loro, questo è molto importante, sia quando ne siamo partiti, quando si è morta una persona, ci ha fatto fare un'indagine per capire l'impatto sulle siringhe e tant'altro. L'attuale dell'ordine, attenzione, questi hanno un ordine e poi hanno invece la parte più di organizzativa, che sono un pochettino quelli di piccoli, però l'ordine è molto sensibile, ma da sempre, il quale con lui ci stava ragionando finché ero attivo, poi magari lo riprenderemo lo stesso, sul naloxone, fra parentesi spero che prima o poi venga anche fuori il device, cioè che si possa fare non più solo con le siringhe, ma quello quando non usare l'altro esistente, al momento è ancora fermo perché sono i problemi tecnici su questo aspetto qua. Però il dato che vorrei, per cui è da coinvolgere sì i medici di base, altro sistema comunque grande, eccetera, che non esiste, è il fatto che sta aumentando anche in Italia, a Torino e altri posti, cioè l'uso o l'abuso, ognuno ha parlato, dei famosi antidolorifici oppioidi. E allora i dati dicevano ancora l'anno scorso, ma che da un paio d'anni negli Stati Uniti le overdosi fatali per abuso di antidolorifici oppioidi è andato oltre più della metà, sono a carico di persone che non sono ritenute né si ritengono tossicodipendenti secondo tutto quello che ho visto prima. Allora questo secondo me è estremamente importante. Per dire anche la campagna che si intende mandare avanti, io sottolineerei questo aspetto qui, cioè quanto tutti debbano sapere che cos'è il Narcan, qual è il rischio e quindi, come dire, non soltanto nella popolazione elettiva, no, le persone che consumano sostanze, ma anche fra quelli, perché stanno aumentando, se noi andiamo a vedere inserti ancora sono poco, ma piano piano stanno arrivando persone che magari hanno incrociato questi o per errore da parte dei medici, oppure voglio dire, tu incoci una sostanza che ti fa stare bene e tant'altro, adesso è lunga spiegare, però poi ne diventi, e infatti voglio dire, gli americani sono allarmanti, nel senso che siamo sul 60% di persone decedute per una dose fatale che non compravano le sostanze in strada, ma acquisivano i farmaci. È vero, il sistema americano è il nostro, ma anche il nostro sta andando dietro.
quindi è un ulteriore potenziamento sul fatto, come diceva prima, dell'importanza che attraverso i mass media, eccetera, si conosca questo farmaco, i problemi, quello che si può fare. Grazie. Andrea, se ti presenti sì. E poi tu ci fai un po' un quadro della situazione. Sì. Ciao a tutti, io sono Andrea Fallarini, sono di ITAD, dell'associazione Isola di Arran, e rappresento Europol in Italia, che è la rete di attivisti e consumatori di droghe. Io volevo dare solo così due dati rispetto alla dimensione del fenomeno dell'overdose in Italia. Allora, la prima cosa che va detto è la dimensione un po' così temporale: noi siamo passati da migliaia di overdose, di morti, di decessi alla fine degli anni 80, per passare alla fine degli anni 90 a testate attorno ai 500, siamo a meno di 200. A farla da padrone c'è sicuramente, c'è sempre stato il consumo di eroina per via iniettiva, e oggi noi possiamo monitorare addirittura in tempo reale, perché esiste questo servizio offerto dalla SIDD attraverso un sito che è geooverdose.it, che attraverso delle ricerche fatte sui giornali, sui siti di informazione, va a monitorare in tempo reale quelle che sono l'evoluzione dell'overdose, dei decessi in Italia. Dal punto di vista così geografico, in Italia abbiamo una situazione che possiamo definire a bollo, cioè in alcune città esiste un picco di decessi, tipo Venezia, Bologna, Milano sono 9, 7 sono a Torino, Napoli e Cagliari, e abbiamo sicuramente una zona centrale che riguarda l'Italia centrale, che è la zona dove c'è un maggior numero di overdose. È importante però poi vedere anche altri dati che sono relativi ad esempio a dei comportamenti. Per quanto riguarda le overdose, il massimo delle overdose sono fatte da persone maschie, da maschi che hanno 38 anni per quanto riguarda tutte le... Se teniamo in considerazione tutte le sostanze, se teniamo in considerazione soltanto l'eroina, 40 anni. Stranieri, iniziano ad esserci dei decessi anche di stranieri, 9 per quanto riguarda l'overdose da eroina, 21 se consideriamo tutte le sostanze. Ma i dati importanti riguardano ad esempio il fatto se queste persone sono state trovate da sole o in compagnia, perché questo ci dà invece un'informazione sui comportamenti che le persone adottano nel momento in cui usano sostanze. 81 sono le persone che sono vissute praticamente da sole e 13 in compagnia. Agganciandoci al discorso sul Narcan, sul naloxone, probabilmente va fatta, va inserito nella campagna sempre di più questo messaggio per cui sarebbe meglio fare uso di sostanze in compagnia, comunque con delle altre persone. Nel cane sicuramente il farmaco per la vita, ma non lo si può iniettare da soli, non si può utilizzare da soli, quindi bisogna sempre più passare questo modello nuovo di utilizzo delle sostanze. Per quanto riguarda invece le persone dove si trovassero, 79 si trovavano al chiuso e 22 all'aperto. Anche qui andrebbe aperto il discorso sulle sale del consumo e su quanto potrebbero servire queste misure di riduzione del danno anche in Italia per salvare delle vite. I decessi dall'inizio dell'anno per eroina in Italia sono 106. Grazie Andrea. Andrea ci ha ricordato anche che quello che potrebbe funzionare di più è un sistema integrato di riduzione del danno. Noi in Italia puntiamo molto sul naloxone, ma a macchia di leopardo. No? Dobbiamo ricordare che chi in maniera continuativa, seria e strutturata ha dei sistemi di distribuzione di naloxone non sono più di 6 regioni su 20. 7 regioni non sanno neanche di che cosa stiamo parlando. E le rimanenti un po' l'hanno fatto per certi periodi, poi hanno smesso, lo fanno solo in una città e non nelle altre città della regione, quindi la situazione è questa. È una situazione che dovrebbe evolvere, perché come sappiamo la riduzione del danno è diventata un LEA, un livello essenziale di assistenza,
e noi tutti come reti stiamo lavorando perché questi LEA entrino in vigore, soprattutto perché includano il naloxone come una delle prestazioni obbligatorie. Quindi quando questo avverrà e siamo in marcia verso questo, probabilmente la situazione cambierà. Ma a parte e in più, oltre il naloxone, il discorso delle stanze del consumo sarebbe fondamentale. Le stanze nascono con l'intento di prevenire le morti per overdose. E sappiamo che ormai sono attive in praticamente quasi tutti i paesi europei, inclusi in molti paesi dell'est, o anche paesi che hanno politiche tradizionalmente proibizioniste, che però in maniera pragmatica su questo stanno sperimentando, come alcuni paesi del nord Europa. Da noi c'è, insomma, come sappiamo, c'è sempre stato un veto che è sempre stato veramente ideologico, insomma. E allora, se ogni tanto anche nelle scelte politiche l'evidenza contasse, non fosse. Però questo è un capitolo aperto. Lorenzo, se cedi il cellulare che riprende a qualcuno, ad Angelo, per esempio. Così? Guarda tu come riprendi. Non so se riesci a vedere. Facciamo cambio. Facciamo cambio un attimo. Sì, dai. Ok. Allora, io sono Lorenzo, in Different Buster, l'entrata dell'Italia di D, gruppo bene, non so quale se ne sia più. Comunque. Un po' di giacche. Un po' di giacche, sì. No, sono state dette tante cose, vorrei aggiungerne soltanto una. Che non è stata ancora citata. Noi abbiamo avuto alcuni decessi qua a Torino e sospettiamo anche in altre zone d'Italia, perché la composizione dell'eroina al dettaglio ha avuto delle variazioni significative, cioè sulla stessa piazza nello stesso tempo giravano delle dosi che variavano fra il 2, il 3, il 4% di principio attivo fino al 50%. Quindi il consumatore che fosse abituato ad utilizzare un certo tipo di sostanza con una certa quantità di principio attivo poteva incappare, ma anche soltanto per casualità, in una dose che invece era magari anche 8-9 volte più potente. Questo ovviamente lo esporrebbe ad un rischio di overdose molto, molto più alto. Da questo punto di vista, quello che può fare la riduzione del danno, che in parte abbiamo cominciato a fare in altri contesti e che probabilmente anche in questi contesti qua avrebbe un senso, è quello dell'analisi continuativa delle sostanze, in modo da avere il doppio effetto: da una parte di aumentare la consapevolezza del consumatore, che può avere un luogo, uno spazio, un tempo in cui far analizzare la sua sostanza e sapere esattamente di che quantità si sta parlando dal punto di vista del principio attivo, e dall'altra parte anche lo stesso mercato dovrebbe riuscire ad essere un po' calmierato, perché sapendo che c'è qualcuno che può indicare ai clienti il tipo di qualità di sostanza, dovrebbe in qualche modo normalizzarsi. Ancora non stiamo riuscendo a fare cose di questo tipo in modo un po' più diciamo sistematico, probabilmente questo avrebbe anche un'incidenza positiva, tenuto conto che oltre alla vendita al dettaglio in strada e in piazza si sta affermando sempre di più una vendita online che insomma in qualche modo disintermedia un mucchio di persone che stavano fra il consumatore e il produttore iniziale, e da questo punto di vista rende anche forse un po' più solo il consumatore e quindi un po' più esposto per certi aspetti ai capricci del mercato, proprio nel momento in cui oltre alle sostanze diciamo più note come l'eroina eccetera stanno venendo fuori tutti gli oppiacei sintetici. Grazie Lorenzo. Teresa, vuoi prendere la parola un attimo? Sì. Sì, volevo solo dire ancora una cosa rispetto alla campagna Mai senza il naloxone, che partirà. Facciamo uno spot, questo è il logo. È il logo della campagna, diciamo un po' chi, dove, come. Allora, dovrebbe partire a novembre. L'autunno. È annunciata oggi, in realtà.
ma decollerà in novembre realmente. Il camper partirà probabilmente a novembre da Firenze, da Carovana, e poi si sposterà in varie città italiane e farà appunto promozione e sensibilizzazione sull'uso del naloxone contro le overdosi. A proposito di questo, volevo solamente aggiungere che il drop-in si ha dato la disponibilità a ospitare una piccola redazione del giornale di Strada Polvere, che è un vecchio e storico giornale di strada fatto da consumatori dell'isola di Arran, proprio perché potesse essere pronto per quando poi la campagna inizierà, quando partirà nel vero senso della parola. Va bene, due cose ancora su questa campagna. Allora, questa campagna ha appunto la finalità di diffondere informazioni corrette sulla distribuzione del naloxone, corrette intendo quello che dicevamo prima, si può, si deve, non ci sono ostacoli normativi, non ci sono ostacoli concreti, perché Angelo confermerà, è un farmaco sicuro che non ha degli effetti indesiderati di nessun genere, quindi è anche facilmente affidabile anche a chi non abbia competenze. Quindi fare informazione, fare comunicazione, e attraverso una carovana un gruppo di noi farà 5 viaggi in 5 città, zone dell'Italia dove il naloxone non viene distribuito, e su richiesta di operatori, consumatori o associazioni noi andremo lì a portare le nostre conoscenze e la nostra esperienza per dire si può e si deve fare. E cominceremo dalla Toscana, da Firenze, dove non è vero che il naloxone non è mai stato distribuito, ma a fasi alterne, con grandi fatiche degli operatori che devono sempre chiedere, negoziare, proporre, senza un minimo di finanziamento pubblico che potesse garantirlo, insomma con operatori no, che dicono ma forse no, forse meglio di no, oppure possono intervenire per esempio solo gli operatori sanitari, non gli educatori, cioè c'è grande confusione ancora. Allora, chi di noi ha esperienza andrà, no, a sensibilizzare questi territori, e speriamo che questa azione, insieme al fatto che il naloxone dovrebbe diventare un livello essenziale di assistenza, quindi ancora una volta insieme a una normativa che ci aiuta, possa dare una svolta positiva alla situazione italiana. Questo gruppo che girerà per l'Italia sarà diverso di volta in volta, però ci teniamo a dire che sarà un gruppo dove sono rappresentati vari tipi di conoscenza, quindi includerà consumatori, operatori, medici, persone che hanno fatto ricerca su questo o che hanno competenze anche di tipo normativo, proprio per parlare tutti i diversi linguaggi, no? Possibili, ed essere, speriamo, convincenti. A breve ci sarà una pagina web di questa campagna e quindi comincerete a sentire parlare di noi. Le altre tappe, se già? Le altre tappe, la campagna è gestita dalla rete Intern, appunto, la rete italiana di riduzione del danno, con il supporto di Forum Droga dal punto di vista organizzativo e anche con la collaborazione esplicita di FederSep e CTD, che sono le due organizzazioni degli operatori del pubblico, e questo ci ha fatto, questa adesione ci ha fatto piacere, perché insomma la rete dei servizi pubblici è importante. E abbiamo un piccolo, per il momento, sostegno economico da Molteni, che è una casa farmaceutica. Dico chiaramente che su questo abbiamo molto discusso al nostro interno. È il caso o non è il caso? Io sono una di quelle che per 25 anni ha detto non è il caso, nel senso che insomma volevo, come dire, stare un po' magari al di fuori di alcune possibili dinamiche. Abbiamo cambiato idea, io personalmente ho cambiato idea, sostanzialmente per due ragioni, lo dico esplicitamente, poi chi vuole parlare su questo non lo dica. La prima è che, fatta una serie di verifiche, ho visto che alcune farmaceutiche, credo che bisogna distinguere sulla correttezza o meno anche, quindi non è un discorso generale, ma alcune farmaceutiche stanno in maniera significativa sostenendo il movimento dei consumatori.
E devo dire, qui ci sono anche altre esperienze, anche nel campo dell'AIDS, dell'epatite, eccetera, devo dire in maniera utile e anche sostanzialmente in maniera anche abbastanza discreta, cioè non ci sono negoziazioni che ci mettano in imbarazzo su questo. La seconda ragione è che una campagna di questo genere non ha l'attenzione e il supporto di fondi pubblici, cioè questo lo dico anche ricordando che l'unica ricerca su questo nostro modello italiano l'abbiamo fatta noi, intendendo noi associazioni, noi operatori singoli, ancora una volta con il supporto di un'altra farmaceutica. Questa ricerca si chiama il modello italiano di distribuzione del naloxone, la trovate sul sito di Forum Droghe, è l'unica ricerca fatta in 20 anni di esperienza. Avessimo dovuto aspettare i fondi pubblici, saremmo ancora qui. Lo dico con rammarico, io preferirei avere, no, un forte sostegno da parte, per esempio, del Dipartimento Nazionale Antidroga, che chissà se si porrà mai questo problema. E quindi insomma noi abbiamo cercato un minimo di sostegno laddove c'è stato dato. L'Istituto Superiore di Sanità come una volta avveniva. Sì. Una volta avveniva. Vorrei solo aggiungere, se mi è permesso, due cose. Una che riguarda quello che alcuni operatori, pubblico-privato, chiamiamo operatori, coloro che le mani impastano, tendono ancora oggi, mi fa molto specie, mi fa avere i più bianchi di quelli che ho, che se io somministro o fornisco il naloxone vado contro la mia etica del recupero. È qualcosa che secondo me grida vendetta all'intelligenza umana. Perché, voglio dire, io sono un medico, la mia mission, infatti il medico, è di aiutare le persone a stare meglio, e ove non possono guarire, aiutarli a convivere al meglio possibile col problema che hanno. Ho detto in maniera molto sintetica che bisogna dare un punto. Qui tutti questi operatori, io sono di colleghi, pescare altri che il medico no, eccetera, oppure quelli che non si fa perché questo nega. No, non è vero. Perché la mia esperienza, 20 anni più in questo campo, è che ho visto persone che ho in bagno incocciato in strada e che oggi stanno bene, che noi ci incocciamo ancora al bar e ci mandiamo gli auguri di buon anno. No, quindi questo vuol dire che non c'entra un tubo. No, quindi questo è un dato, e per questo io ho sponsorizzato e mi sono dentro il discorso di quelle cose della carovana del naloxone, perché secondo me dobbiamo andare a dire chiaro e tondo queste cose, no? L'altra cosa è che effettivamente sono d'accordo con lei, cioè io sono uno di quelli che ha detto ma proviamoci con la Molteni, perché io sono stato responsabile dei servizi e tant'altro, quindi conosco anche un po' il discorso del farmaco. La Molteni in Italia è l'industria farmaceutica che fornisce il trattamento sedativo quasi in tutta Italia, no? Ha una situazione tra virgolette un po' di oligomonopolio, ma non è importante. Lavorando con loro per parecchi anni, loro sono disponibili a dire no, ma noi, per noi è importante fare anche un'azione positiva verso le persone di cui noi vendiamo i farmaci. Quindi, e c'è questo aspetto, diciamo, tra virgolette, etico, che non so, cioè loro non hanno detto, non ci, certo, ci va bene, non vogliono grandi cose, punto. Ma siamo noi che stiamo dicendo che l'amore bisogna una mano. No? E hanno accettato tranquillamente perché lo ritengono che rientra dentro la loro mission di farmaceutica. Quindi questo, come hanno fatto anche altre. Era, credo, una spiegazione dovuta, perché poi su queste cose si discute sempre molto, ma noi siamo trasparenti e ci piace. Allora, se non ci sono altre cose urgenti che vi premono e volete dire, concluderei così. Allora, inizierà questa campagna. Chi ci ascolta e vive in un territorio dove c'è questo problema, che il naloxone non è reperibile né dal servizio, magari neanche dalla farmacia, o comunque difficilmente, si può mettere in contatto con alcune delle nostre associazioni, con la rete ITAD, basta digitare ITAD e si trova l'email di contatto, e può proporre il suo territorio come un possibile punto. All'interno della rete noi abbiamo già una serie di candidature di territori, abbiamo solo 5 uscite per il momento, ma insomma è molto importante per noi ricevere dal territorio delle segnalazioni. E poi niente, procuratevi naloxone, tenetelo in tasca, imparate a usarlo e diffondete queste informazioni.
Grazie a tutti.